Buongiorno famiglia Close, tutto bene? Come va? Allora, quest'oggi volevo fare una riflessione. Perché mi è venuto in mente stamattina, a seguito di un commento, di dirvi che effettivamente quello che noi stiamo facendo qui ora è effettivamente un'odissea. Perché vi dico questo? Perché ci è stato detto che questo non è un viaggio, è un'odissea. Ok, è vero. È vero, stiamo avendo parecchi problemi, però i ragazzi di Lio che sono con noi a loro volta stanno avendo un sacco di problemi. Steps Over ultimamente sta avendo un sacco di problemi. Vogliamo solo farvi sapere che è normale avere problemi quando si fanno viaggi di questo tipo. Siamo stati fortunati a lungo perché non abbiamo avuto problemi gravi o che non potessimo risolverci da soli per oltre un anno e mezzo. Questo giro un po' meno, ci stiamo facendo aiutare. Però sappiate che quello che voi vedete nei video in realtà è un decimo di quello che noi facciamo, perché non vogliamo fare video estremamente tecnici o noiosi, eccetera, eccetera. Però sappiate che noi da 3 mesi ci svegliamo al mattino, da quando siamo a Santiago nell'ultimo mese alle 6:40 del mattino noi partiamo, iniziamo a lavorare alla camioneta e più o meno alle 7-8 di sera smettiamo. 6-7 di sera, dai. Ok, abbiamo smontato la trasmissione di nuovo con Tito. Ci ha aiutato tantissimo. Abbiamo fatto il lavoro in 3 ore circa, sto molto più rapido che le altre volte. Allora, forse abbiamo trovato il problema. E sembra per fortuna che non sia una cosa gigantesca. Questa è la saldatura che abbiamo fatto fare in Bolivia, che ora che la vedo, ora che la vediamo bene, è fatta abbastanza male in realtà. L'abbiamo pagato la bellezza di 160 dollari, porca di quella miseria, però è alluminio e quindi niente. Poi dovremo cambiare la mappa, questa qua giù. Dobbiamo verificare, domani testiamo il solenoide, che è questa valvola qui, per vedere le marce perché non entra la terza. Poi questo è l'albero famoso, il pezzo che in Bolivia abbiamo piantato lì, e ci dicono che nonostante le linee, non è messo male, gira senza problemi, quindi il problema non è questo. Poi questo qui è il reten, quello che dobbiamo far cambiare perché perde una goccia di olio. E questo è il rodimento, e il pezzo che dovremo cambiare, quello che forse ci ha dato la maggior parte dei problemi. Comunque dei problemi ce l'ha dati di sicuro perché forse era il rumore che sentivamo questo. Vi faccio vedere, vedete la parte qui? Tutta un po', diciamo, nera attorno. Ecco, questa è il danno che ha fatto questo qua sfregando. Maledetto piccolo bastardo. Bene, ragazzi, questo è il solenoide, che è la parte che serve a cambiare le marce. Abbiamo provato con una pila, uno strumento apposito, abbiamo provato a premere contro tutti questi, che sono i contatti. Effettivamente un paio non vanno, quindi è molto facile che questa sia la cosa che non faceva entrare la terza marcia. Adesso abbiamo guardato i pin che sono qui, che variano da modello a modello, i contatti. E vediamo domani di cercare di trovare qualcosa di simile, di compatibile almeno. Vedremo. Siamo in giro per negozi, stiamo cercando i pezzi di ricambio della nostra trasmissione. Sarà divertente. Stiamo sempre cercando il nostro pezzo di ricambio. Siamo andati alla Ford ufficiale, dove non hanno una cassa come la nostra intera, hanno un kit che però abbiamo sfiga, hanno vari kit e quello che a noi serve sono tipo cose che sono in 3 kit diversi, cioè è impossibile.
Allora, il primo kit, noi qua abbiamo per fortuna la possibilità di farci fare una fattura, quindi ci costerebbe un po' meno. E anche così, il primo kit che tiene il retain ci costerebbe 270.000 pesos. Cioè, ragazzi, siamo arrivati nel paradiso della trasmissione, eh? Porca miseria! Quante! Wow! El caballero busca la caja de la RCR, la Ford grande que tenía yo allá afuera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Los hilos. Es diferente, te lo dije. Ok, stiamo prendendo la cassa. Superman è medio bocciato. Sì. RCR Posizioni pericolose, parte 1. Proviamo da uno sfasciacarrozze. Vediamo se qui troviamo qualcosa. Speriamo. Conoscete Vanto numero 2, un'ambulanza fatta come Vanto. Ancora niente, ragazzi, un altro buco nell'acqua. Un'ambulanza è troppo vecchia e l'altra è una tre marce, quindi ancora no. Sole, amore, non vedo niente. Questa è la moletta. Come vedete qua il disco è piegato. Buongiorno famiglia Close. Ok. Notare come siamo messi oggi, eh? Buongiorno a tutti. Già sta? Sì. Abbiamo Marco qua sotto. E qui dentro Tito. Ciao. Wow. Qui abbiamo la nostra bella cassa. I metodi artigianali. Attaccata, come sempre, come già avevo mostrato, al tetto. Thank you.
complicato, è complicato. Di solito lo facciamo in quattro, sto lavoro qui, oggi lo stanno facendo in tre. Cioè, ovviamente si faceva in quattro più io che filmavo, oggi sono in tre più io che filmo, quindi comunque c'è una persona in meno. Stiamo mettendo la tuberia, come vedete. Ormai è quasi pronto, abbiamo collegato già un po' di tutto, tubo di scarico, sensori, non manca tanto, ha riavvitato tutto, ormai ci siamo. Eccoci qui un'altra volta, salute, con le nostre belle barre. Bentornati alla nostra amica ambulanza dell'altra volta. Queste sono le nostre due mostre. Vediamo se vanno bene. Quasi romantici, ragazzi. Allora, per vedere se è buona, Tito sta muovendo il volante, anche se non si vede. E Marco lì sotto controlla e sembra che sia in buono stato, che sia uguale la prima. Ora andiamo a vedere la seconda ambulanza che hanno per vedere la seconda barra se va bene o no. Questa invece non va bene. Apparentemente il mio moto non canterò. Ora io, per farvi avere un'idea del lavoro che ci sia dietro, che voi non vedete perché per annoiarvi non vi pongo tutto, vi dico velocemente quelle cose che non vi abbiamo detto finora. Ovvero, per esempio, qui nel van, che al momento è un casino come vedete, abbiamo la gomma nuova che siamo andati a prendere. Poi abbiamo riparato la porta all'interno, che se vi ricordate, questa qui, gli erano stati sfasciati due cardini e il chiavistello, aggiustati. La porta dietro si era rotto il portatarga e tutta la serratura dentro, abbiamo aggiustato tutto. Quindi non abbiamo messo dei rivetti, non possono più toglierla. Poi altra cosa, i giri che bisogna fare per ognuna di queste cose. Le barre direzionali che noi abbiamo cambiato, non è che siamo andati alla disarmaduria una volta, siamo andati alla disarmaduria tre volte, perché ogni volta mi sono dimenticato, non mi ricordavo qual era la camionetta, eccetera eccetera, quindi tutte le volte si torna tre volte. Poi siamo andati a comprare l'olio della trasmissione, abbiamo girato all'incirca 7-8 negozi. In Bolivia per trovarlo ne abbiamo girati 26. Già. E anche la gomma, se vi ricordate, era già dalla Bolivia che la cercavamo, avevamo fatto un video dove avevamo fatto vedere di aver girato circa 10-15 negozi. E avanti! Ora mi sono fatta spedire a casa dopo aver cercato il modo di fare la pulizia del sensore della mia fotocamera. Ho cercato di farlo fare ad un centro Nikon, ma mi hanno chiesto oltre $100, quindi ho detto no, lo faccio da sola, lo ordino su internet, dovrebbe starci arrivando a casa il kit. Il piumone che vedete qua dietro, quello bianco, era lercio, in condizioni che non vi immaginate. Abbiamo speso quasi $15, però l'abbiamo fatto lavare perché, ragazzi, era in condizioni oscene. Almeno in questi giorni non lo dobbiamo usare, perché siamo a casa ospitati e fa caldo qui ora, però quando andremo giù a Ushuaia sarà necessario usare il piumone, quindi era un'occasione unica di riuscire a lavarlo. Abbiamo trovato una lavanderia ecosostenibile che usava detergenti tutti naturali, biodegradabili, e abbiamo speso un po' di più, ma siamo contenti così. Ora andremo a fare rigenerare i nostri freni in modo da smontarli, rigenerarli, rimetterli su.
la finestrella del nostro camper qui, siamo andati a farla riparare due volte già, quindi sono quattro giri avanti e indietro, e sono tutte cose che noi non vi facciamo vedere perché non vogliamo annoiarvi, però questo per dire che se siamo qui fermi da un mese e tutti i giorni ci siamo dentro dalle 7:30 del mattino alle 7 di sera è perché siamo pieni di roba. Non vi dico questo per tirarmela, ve lo dico perché penso, magari mi sbaglio, non lo so, ma ho la sensazione che se voi vedete il retroscena riuscite anche a capire che le fotografie che io vi presento quando faccio fotografia e vi la condivido in Facebook, magari riuscite ad apprezzare di più le fotografie stesse vedendo tutto il lavoro che c'è dietro. Cioè noi, a differenza dei backpackers, riusciamo ad arrivare in posti in cui loro non arrivano, perché loro magari ci passano in bus, ma non è che possono fermare l'intero bus perché loro vogliono fermarsi a fare una foto. No, noi possiamo farlo, noi ci fermiamo, cavalletto, fotocamera, magari anche il drone, e facciamo tutto quello che c'è da fare. Sono le cose di cui voi usufruite. Però questo privilegio di vedere cose che il viaggiatore, diciamo, più tradizionale non vede, è che ha un costo e un impegno impressionante in termini di... Adesso vi farò vedere, Marco qui in officina sta anche imparando a saldare. Lavori sono infiniti, quindi mi dispiace se ultimamente magari i video sono un po' noiosi, tecnici, eccetera, però noi facciamo quello che possiamo, dobbiamo aggiustare il van. Speriamo di darvi presto, molto presto, ottime notizie. Abbiamo un'altra novità oggi, Marco, sempre per la serie Barbie di Marco, Ken, Steve, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo Marco saldatore, e, ebbene sì, Marco, non vi preoccupate, non dobbiamo saldare niente di che, però abbiamo il nostro maestro Juanito, facciamo vedere il nostro maestro Juanito, ciao Juanito! Bye. Distrutto, un uomo distrutto in questo momento, che gli sta insegnando a saldare. Bene, facci vedere cosa hai imparato. Una cionfa. Hai una spiegazione logistica anche magari? Io sono ignorante come una capra. C'è il maestro. Non deve spiegare che sta haciendo, Marco. En español está bien. Pongo los subtítulos. Ah, no, él está haciendo una soldadura ascendente para trabajar el fierro grueso. Inicialmente eso, está trabajando con una soldadura 6011 en material grueso y aprendiendo a soldar en forma ascendente, que es una de las soldaduras más difíciles. Oh. ¿Sí? Dele va. Bravísimo. Quindi insomma stiamo praticando un poco a poco e Don Juan mi sta insegnando tutti i vari tipi di saldatura, come farle, che materiali usare e insomma... Come si suol dire, assa mai, no? Esatto, okay. Visto le ultime vicissitudini, esatto. Vediamo un po' di apprendere. In Bolivia abbiamo dovuto spendere $160 per una saldatura fatta anche abbastanza male. Quindi, e Juan se la ride giustamente, che tanto ci capisce, e quindi abbiamo deciso di imparare anche questa. Alla fine Marco manca solo imparare un po' il motore e imparare a saldare, quindi una volta che troviamo qualcuno gentile che ci, pazienza, che ci insegna, boom. Già, vedremo. Che figo con la maschera. Vai, vai, non ti preoccupare. Ignorami. Cambia la barra. Cambia la barra. Dice. Cambia la barra. Barra, cámbiala. ¿Por qué? Porque cuando está muy chica, la 611 se tiende a echar a perder. Por eso le digo. È giunto il momento di mettere l'olio e di provare a vedere se il van funziona correttamente.
Quindi prima cosa faremo noi? Mettiamo tutto l'olio della trasmissione. Ormai siamo pronti con il van sollevato, con le gomme dietro sollevate soprattutto, e tenteremo di ponere marcia neutrale partendo da lì, prima marcia, seconda marcia, D, e di far quindi circolare questo olio attraverso tutta la trasmissione, far muovere le gomme, vediamo come va. Anche perché non si sale da lì perché non è tanto.